Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. È la grande giornata. Adesso vi farò ridere perché questo cane, sapete per cosa sta abbaiando? Non per il fatto che io abbia già preso gli animaletti, perché questo vlog, se non l'avete capito, è per quello. E se non avete visto soprattutto il video di introduzione di questo argomento, vi rimando al vlog che ho caricato qualche giorno fa, quello del 29 marzo. Ecco, questo cane sta abbaiando perché ha assaggiato, perché mi è cascato uno dei croccantini o il pellet, e adesso sta abbaiando perché ne vuole altro. Cioè, ma vi pare che io ho un cane cavia? Adesso vi faccio vedere che stamattina mi sono alzata col fatto che devo andarla a prendere tra poco. Adesso poi vi spiegherò, insomma, che in più devo anche andare a prendere due mie amiche che mi accompagnano. Quindi io intanto mi sono già organizzata la gabbietta e vi faccio vedere come l'ho allestita. Ripeto, scusate, il letto disfatto e Gwenda che abbaierà. Comunque, questa è la cuccettina che ho rivestito col pile di un pezzetto di quello di Gwenda. E questa è la gabbietta. Gwenda, non puoi avere il pellet, basta! Cioè, guardate! No, vabbè, vi giuro che vuole quello, che l'ho già messo nelle ciotoline. Adesso lo tolgo, eh! Mi sa che adesso lo tolgo, infatti. Comunque, ma vi faccio vedere all'interno come ho messo. Qui sul fondo c'è la lettierina, i truciolini di mais. E sopra ci ho messo un po' di fieno. Ok, nelle ciotoline ho messo il pellet, questa era la casetta, dentro ci ho messo un pezzetto di pile, questa è la pallina col fieno e poi qui dentro ci ho messo l'acqua. E ok, basta. Wendy, scendi? E quindi in sostanza questa è l'allestimento della gabbiettina. E poi nel cassetto di questa cassettiera ci ho messo qui dentro il pellet, dentro questo contenitore, un cucchiaio per prenderlo, i guanti poi per cambiare la lettierina e tutto. E questo è un telo che mi ha dato mia madre impermeabile, insomma, vabbè, così. Adesso non so minimamente che ore siano, forse sono le 9? Sì, alle 9:20, quindi dovrei anche iniziarmi a preparare perché tra un'ora. Gwenda, scendi per favore da qua che mi metti una paura. Tra un'ora devo stare fuori di casa appunto per andare a prendere le mie amiche. Qui davanti a casa di questa mia amica. E adesso stanno scendendo. Nel mentre ho anche messo il navigatore. Vedete a cosa servono? Non si vede nulla i navigatori. Ecco perché io non so le strade. Quindi da qui devo assolutamente sapere come arrivare col navigatore. Quindi aspetto che arrivano. E dopo la clip successiva che vedrete, anche se saranno passati, che ne so, mezz'ora, voi la vedrete subito dopo. E vi farò vedere i cucciolini. Tra l'altro li ho portato anche perché non penso che l'allevatore mi dia qualcosa da mangiare. Per i cuccioli intendo. Quindi ho portato questa scatolina piena di insalata. L'ho lavata e l'ho messa qua dentro, guardate. Ah! E quindi adesso farò fare una bella risata alle mie amiche e nulla, le aspetto. Eccoli! Vai, apri piano piano. Eccoli i patati! Ah, mo ti riprendo perché hai detto che schifo. Ciao, ciao! Ciao, E ciao! niente, vabbè, niente. Quindi questi sono, adesso andiamo a casa. Adesso piano piano riprenderò. Ma sono sempre attaccati! Sì, perché si conoscono loro. Non mi metti ansia quando si muove così. No, no, basta, devo trovare il coraggio di prenderli. Dove vai? No, perché c'hanno paura che non mi conoscono. Eccolo, patato. La gabbietta, questa. Ah, ma sembra più calmo questo. No, dai, vieni. Mamma mia, raga, quanto si muovono. Ok, basta. Eccoli qui nella gabbietta, adesso c'hanno paura. Allora, adesso sono arrivati a casa e gli diamo l'insalatina. Sei pronta? Vorrei dargliela, però non so se la mangiano. Secondo me questo non si è andito. No, com'è pessimista. No, mi sa che non la mangiano subito, Uno già è morto così, Lasciagliela lì appoggiata. Questo qua almeno è indifferente proprio. Quell'altro c'ha più paura, eh. Ah, adesso vi faccio le presentazioni. Questo piccolino si chiama Klaus. E invece quello più grande marroncino è Elijah. Poi Però stasera se ve li ti piace faccio vedere vanno qua. meglio. Amori, che carini. Guardate come stanno vicini perché ti hanno paura. Allora, come potete vedere dal casino sul mio letto, le ho spostate là sopra, che era la posizione originaria dove volevo metterle io all'inizio, perché sapevo che Gwenda rompeva altrimenti. Allora, sono sempre lì accucciati. Adesso non vorrei spaventarli di più. Le ho messo lì da mangiare. Come vedete, ci sono carote, peperone e un po' di insalata. Poi c'è sempre il fieno e l'acquetta. No, ecco, l'unica cosa, spero che già da domani riescono ad abituarsi e a non stare rannicchiati così. Magari entrare nella casa. Che ne so. Allora, sto facendo una diretta per presentarlo a tutte le persone che mi seguono. E guardate lì che Klaus si è mosso. L'ho anche preso un po' in mano. Mentre Elijah si è deciso di mettere sotto il beverino. Quindi siamo un po' in questa situazione. Comunque lui mi sembra che stanno usando un po' la casetta.
fatta. Guardate che carino, una palla di pelo. Qui ci siete voi che state salutando il vlog. Li ho lasciati un po' da soli, li lascerò un po' in pace. Ci riaggiorniamo dopo. Allora, vi aggiorno un po' sulla situazione. Sto qui con Wendy, che diciamo che si è un po' abituata all'idea che siano là sopra. E nel mentre si sono un po' mossi, cioè adesso sono stata 2 orette giù, perché poi volevo vedere come reagissero. Elijah sta sempre vicino al bocchettino dell'acqua. Klaus è quello che si è mosso un po' di più e forse ha anche mangiato un po' di paglia. Qui c'è Gwen che mi sta dando i bacini. Che c'è Gwen? È una gelosa, raga, non potete capire. E adesso sto per andare al centro commerciale con nonna, perché quando ho preso la patente, praticamente 2 settimane fa, quando ho presa? Aspettate, 3, è quasi un mese che ho preso la patente. Comunque, mi ha detto che mi avrebbe preso un ciondolino di Pandora come simbolo, così. E quindi adesso andiamo. Guarda, ma la smetti di darmi baci ovunque? Ma che schifo, sei tutta calda! No, che schifo, no, che schifo, no, amore. Un bacio a mamma? Guarda, siamo lo abbiamo lo stesso colore di capelli. Raga, sta mangiando l'insalata. Ho sentito che qualcosa si muoveva. Sono andata a vedere, stava mangiando, quindi devo riprenderlo. Comunque, nel mentre mi sono rivestita. Guarda, non mi spaventare adesso il Klaus. Sono felicissima quando azzecco i nomi degli animali. Guarda, ci ho azzeccato. Mentre loro, ancora li conosco bene, però da quanto ho capito, questo Klaus è un furbetto. E per chi guarda la serie The Originals sa che Klaus è un furbo della Madonna, quindi... Allora, sono appena tornata a casa. Chi è? Ah, è l'amica di mia madre. Allora, Klaus si è messo nella casetta. Appena tornato sono saltata di gioia, non potete capire. Non so se potete vederlo, che è lì dentro la casettina. Qui c'è Elijah nella ciotola delle carote e dei peperoni. Adesso ditemi se è normale. Comunque Elijah mi sembra un po' più timidino di Klaus. Forse perché Klaus l'ha già preso in mano, non lo so. Forse ho pensato a questa dinamica, però non lo so. Comunque volevo farvi vedere anche le cose che ho comprato da Kiko, Athletic World e Pandora. Sono le 7:40, quindi mi devo mettere a cucinare perché appunto stasera mia madre se ne va al cinema. Allora, Athletic World, mia nonna mi ha comprato per il compleanno queste scarpe qui, che sono le Stan Smith Bold. Vediamo se così si legge, ok. L'abbiamo pagata 110 per chiunque fosse interessato. E sono queste Stan Smith, quelle col doppio fondo nuove, che sono uscite colorazione rose gold. Sono tipo felicissima perché le volevo prendere verdi, ma poi ho visto queste e ho fatto no, vabbè, bellissime. Da Pandora, questo è il sacchettino. Mia nonna, beh, sempre lei, mi ha fatto un charm di Murano. Vi appoggio qui così ve lo faccio vedere, anche se è un po' buio. E questo qui invece non me l'ha fatto per il compleanno, ma per la patente. Diciamo, abbiamo diviso le due cose. E quindi ho preso questo. Se lo mette a fuoco. Allora, questo qui con i cuoricini rossi. O rosa, boh. Non si vede bene. Comunque questo qui. E invece da Kiko ho preso, invece di 2 matite per le sopracciglia, che venivano, aspettate, vi dico il prezzo, 6,95, quindi 7 euro la matita, che è questa qui, l'eyebrow sculpt, colore 01. Ho preso anche il mascara, quello che vi ho messo prima del mascara più che altro, che si chiama False Lashes Concentrate Building Base Mascara, che è questo qua, che è quello bianco che vi ho messo prima del mascara appunto, e stava in offerta a 3,90 euro, quindi l'ho preso. E niente, questi sono mini haul di quello che ho preso. Adesso vado giù, così preparo la cena e vi porto con me, anzi. Allora, vi faccio vedere il mio pollo al curry. Scusate, stavo guardando il TG. Sono al Trump. Comunque, oh, è cascata una penna, amore. Gli ho fatto anche il pollo a Wendy, che è lì. Qui ho tagliato il pollo e l'ho messo un po' a marinare. Ci ho messo il curry, la spezia. Poi ci ho messo il latte di cocco, dovete provarlo assolutamente, è buonissimo. Un po' di peperoncino, eccolo qui, si leggerà, boh, chi lo sa. E un po' di aglio, questo qua granulare, insomma, non fresco. Poi ho mischiato, lasciato circa un 20 minuti e adesso ho messo un po' di olio nella padella, lo verso e lo vado a mescolare. Allora, accendiamo la luce e buttiamo il pollo al curry compreso di salsetta. Si potrebbe fare come contorno, cioè si potrebbe
farò il riso basmati. Questo riso basmati non si legge bene. Volevo far vedere le scarpine indossate perché sono proprio carine, carine, carine. Poi ho fatto la genialata perché rispetto alle Converse, quelle col double platform, queste vedete qui alla fine sono leggermente arcuate, tipo consumate tra virgolette, e in questo modo ti permette di camminare meglio e non sembri tipo uno zombie. Invece le Converse appunto sono piatte, cioè sono completamente piatte senza questo coso qui, quindi sembra che cammini come uno zombie. A parte questo, oggi ho sgridato Wanda non si sa quante volte, perché ogni volta che sente la sabbiolina muoversi, quindi che loro si muovono, naturalmente abbaia. Quindi anche questo vlog penso lo concluderò così, domani mi metto a montarlo e lo carico subito, sperando che ci siano dei contenuti decenti, perché comunque sappiate, insomma, il vlog di oggi era soltanto per presentarvi i nuovi cuccioletti, e quindi se vi sono piaciuti, vi farebbe piacere rivederli in altri vlog, Instagram stories eccetera eccetera, tra l'altro se non mi seguite trovate tutto nell'info box, mettete un bel pollicino in su, se non siete iscritti iscrivetevi per i prossimi video che arriveranno, e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!